Arriva in questo momento il fischio d'inizio dell'arbitro Pezzuto con la Pro Patria subito all'impostazione. Sembra intenzionato alla battuta lunga, Bonfanti verso Dalla Costa che riesce a spizzare in mezzo, Cortesi riesce a colpire di testa il miracolo di Sartorello. Ripete un po' lo schema di qualche minuto fa che aveva portato Cortesi al tiro, stavolta non riesce però. Poi Brugini la botta dalla lunghissima distanza. Regala palla al Treviso, ora Madiotto trova Ferretti, lo spunto di Ferretti, il dribbling, Ferretti riesce a indirizzare verso la porta, troppo debole però e Nossa rinvia. Sarà Ghidoli a tirare, vediamo la palla sul destro, la battuta, respinge Sartorello, arriva Dalla Costa e si divora letteralmente la palla del vantaggio Marco Dalla Costa. Quindi occasione gol clamorosa per la Pro Patria, ma attenzione adesso al Treviso che riparte con Torromino, si allarga Ferretti, il tocco è su Giorico, il pallone in mezzo, Ferretti ci arriva ed è rete, rete del Treviso. Gol sbagliato, gol subito, la legge del calcio è valsa anche in questa occasione, contropiede micidiale del Treviso, Torromino, Giorico, Ferretti e la palla finisce in rete. E quindi quando siamo al 27esimo il Treviso si porta in vantaggio, gol di Andrea Ferretti, Treviso 1, Pro Patria 0. Gran merito del vantaggio a Torromino che ha trovato spazio centralmente, a Giorico che ha seguito l'azione sulla sinistra, poi il traversone preciso per Ferretti, gran fiuto del gol della punta biancoceleste che in equilibrio precario è riuscito comunque a toccare il pallone, a spedirlo alle spalle di Andreoletti. Attenzione a Madiotto, uno slalom, gli si apre un po' di spazio davanti. Ora Torromino, si sovrappone Spinosa che riceve. Traversone di Spinosa a cercare Ferretti, mette giù Ferretti, tutto regolare, raddoppio! Il 2-0 del Treviso, ancora Andrea Ferretti, stavolta il merito di questa rete è tutto suo. Ha domesticato un pallone difficile in mezzo all'area di rigore, ha beffato il suo marcatore diretto e poi ha messo alle spalle di Andreoletti con un tiro preciso e quindi alla mezz'ora il Treviso raddoppia, Treviso 2 Pro Patria 0. Sale Mora sulla sinistra, si sovrappone anche Taino, Mora va al traversone, svirgola Visintin e poi c'è un tocco con le mani di Di Girolamo e quindi ci sarà calcio di rigore per la Pro Patria. Fischio dell'arbitro, rincorsa di Serafini, il destro, la parata di Sartorello e poi il colpo di testa di Dalla Costa e Cernuto mette fuori con fascia di capitano al braccio. Attenzione a questa verticalizzazione di Giorico per Ferretti, un po' defilato, trova il destro respinto, poi Madiotto, fiammata di Madiotto con il sinistro dal limite dell'area, palla fuori. Ma il Treviso è partito forte nella ripresa, la prima occasione al 50esimo è sua, prima Ferretti di destro, tiro rimpallato e poi Madiotto con l'altro piede, con il sinistro, palla fuori. Finisce giù Dalla Costa, è tutto regolare, ora Maracchi, lo slalom, il tocco preciso per Ferretti, il tiro debole, Andreoletti riesce a bloccare, bella azione però del Treviso. 64esimo l'azione del Treviso con Ferretti, ancora lui, sempre pericolosissimo. Serafini ha spazio per cercare di puntare l'area di rigore, attenzione adesso a Giannone sul sinistro, al limite dell'area, il tiro di sinistro di Giannone, palla alta. 68esimo minuto, pericolosa di nuovo la Pro Patria con Giannone, prova centralmente, perde l'ennesimo pallone di Girolamo, non è il primo che perde così e dà spazio al contropiede della Pro Patria, ora con Giannone dall'area di rigore, Giannone nel sinistro, Sartorello blocca a terra, si riscatta quindi dell'errore di pochi minuti fa il portiere del Treviso Sartorello andando a bloccare a terra questo tiro di Giannone, comunque piuttosto intraprendente il giovane Luca Giannone, classe 89. Attenzione, il Treviso scoperto, Bruccini, c'è il taglio di Bonfanti, la palla per lui, sbaglia tutto Bonfanti, prova con il sinistro al volo, ne viene fuori un tiro debole e centrale, nessun problema per Sartorello. Di Girolamo di testa, attenzione a Bruccini, entra in aria Bruccini, il tiro, la palla fuori, il tiro di Bruccini, bella l'azione del numero 8 della Pro Patria in pieno recupero. 93esimo e arriva adesso il fischio finale dell'arbitro Pezzuto al Tenni, il Treviso batte 2-0 la Pro Patria.